Tornati in diretta, cari telespettatori. Dunque, Andrea Quarta contro Matteo Gualemi. Vedremo chi andrà dunque a sfidare Riccardo Belluta nella giornata di domani. Belluta, come abbiamo seguito in diretta, ha battuto Crocefisso Maggio alla bellissima 4-3, partita molto incerta con Maggio che ha sbagliato il tiro di chiusura nel corso del sesto set, quando conduceva 3-2, ha avuto la chiusura e l'ha sbagliata Crocefisso. E adesso vedremo questo scontro tra due tra i migliori campioni del biliardo moderno. Sicuramente Quarta è non si può nemmeno considerare l'astro nascente, insomma, è il Maradona del biliardo, però questo Gualemi ha tutte le carte in regola, almeno per metterlo in difficoltà. Vedremo dunque se sarà un match a viso aperto, a suon di filotti, sfacci e giri, o se ci sarà invece un gioco più di rimanenza, di attesa, di difesa. Io sono molto curioso di vedere come interpreteranno questa partita, Claudio Bono. Sì, due fortissimi giocatori, come hai detto tu, il secondo della classifica assoluta dopo un anno di gare e il settimo. Matteo Gualemi finalmente si è riuscito a giudicare l'ingresso nella pool finale, l'ha sfiorato diverse volte, è un giocatore toscano che sta giocando da diversi anni ad altissimo livello. Gli mancava la consacrazione nelle BTP, nella pool finale e quindi darà del filo da torcere ad Andrea Quarta. Andrea Quarta, cosa vuoi aggiungere? I titoli parlano da soli. Tantissimi. E diciamo pure che Andrea Quarta all'età di Gualemi aveva già vinto fior di campionati. Quarta è dell'82, Gualemi dell'88. Quarta è già un atleta, insomma, che ha un palmarès incredibile. Gualemi questo palmarès lo deve fare. Però se guardiamo le qualità biliardistiche c'è poca differenza tra Ci i sono due al tutte, momento. sì. Ma lo stesso Quarta ha sempre riconosciuto Andrea a Matteo queste qualità e ha detto appena riuscirà a togliersi dalla mente di giocare non sul suo biliardo, vedrai che arriveranno i risultati. Ha sofferto un po' negli anni, molto probabilmente, il fatto di giocare su biliardi molto diversi e quindi. Però attualmente con questo livello di gioco mi sembra che questo problema non esista più e affronti alla pari chiunque. È partito con una ciliegia di tre sponde. Matteo Gualemi risponde con un angolo passante da 8, Andrea Quarta. Se questo è il buongiorno, beh, sarà davvero una partita stupenda, come tutti ci auguriamo. Traversino, anzi, pallino Gioca la da steola, 3. eh? Ha giocato la steola. Avrebbe potuto giocare traversino e pallino, invece si accontenta della difesa. Va di due sponde, quarta. Vediamo se ha dato la forza giusta. È forse leggermente corto. Potrebbe giocare lo sfaccio col pallino da 4. No, È gioca l'angolo al l'angolo. pallino da 4. Angolo e pallino. Giocato molto morbido, è andato con la rallentata ad andare a pallino, quindi senza rischiare. Giro e pallino da 4 per Andrea, la colpisce leggermente grossa e quindi il giro risulta stretto. 14 Gualemi, 12 quarta, primo set. Angolo. Altra ciliegia. È mica facile fare 10 di angolo, eh. Vuol dire che sei proprio centrato a puntino. Guarda che precisione.
Io ricordo quest'anno i due si sono incontrati a Gallipoli e vinse quarta 3-1, poi quarta perse la finalissima da Aniello. E fu già allora uno degli incontri più belli, quello tra quarta e Gualeni. 4 punti di giro a risalire, ingaduffare, solo un filo corta per andare dietro quel pallino. Giro anche per Andrea. 8. 8 punti e difesa. Bravo. Bello. Garuffa per Gualemi. La spizza davanti. Non so se abbia difeso. No, assolutamente. Vede palla, andrà a quarta e può andare allo sfaccio di prima sulla fila. 2-3-5. Avrebbe dovuto colpirla leggermente più scarsa. Comunque un tiro a tutto biliardo con la mano sulla sponda. L'ha già colpita molto bene quella biglia lì. Traversino per Gualemi. Deve decidere con che forza giocarlo. Altra ciliegia. Ed è già la terza. L'ha giocato per andare anche a pallino. Qua non mi trova No. d'accordo sulla forza, no. Però, insomma, quando fai 10 non sbagli mai. L'allarga troppo Andrea. Però copre. Garuffa. Giocata forzata stavolta, eh? Ha dato troppo taglio, non l'ha ammorbidita. Giro per Andrea quarta, sbagli, Bravo, vedi? otto. Guarda, una qualità che è pazzesca. Appena sbagli, lui ti salta al collo come un giaguaro, proprio. È grandissimo in questo. La capacità di punire sull'errore, ma che non è da tutti. Non per niente soprannominato il cannibale. Anche qui rimane sotto. Possibilità di sorpasso. Quarta va a 41, Gualemi resta a 38. Ha giocato il pallino da 3. Questa è un'ottima scelta. Bravo, quarta. 4 punti. E va a 45. Massimo effetto per Matteo, questa bricolla taglia troppo per i punti e credo che sia anche corta.
Ma sai, se si è attaccata tutto passa, se invece c'è lo sfogo di traversino, guarda, ne può fare tanti. C'era l'uscita, c'era non comoda, vediamo se fa almeno il 4. Eh sì, questo è importante. Importante perché 49 con un tiro pieno si esce. Aia. Giocata male questa steola. Ha preso grosso, marca i 3 punti, ma si lascia sotto. Qui doveva prenderne un capello di biglia, invece ne ha presa mezza. Giù Li fa tutto. tutti, vedi? Vedi l'importanza di essere a 49? Con un tiro pieno si esce. Quarta è stato molto bravo. 60, A 41. 41, 41, 60-41, giusto per la statistica. Gualemmi ha subito molto il tresponde di quarta. Quarta gli ha fatto un tresponde pazzesco, difficile, di colpo in testa. E lì poi si è girata la partita. Intanto il salone Gran Paradiso si sta riempiendo, come per le grandi occasioni, continuano ad arrivare appassionati, tantissimi gli juniores che stanno assistendo a questa partita. C'è anche il mitico Berruti tra il pubblico, Eliomar, uruguagio. Uruguagio, sì. Uno dei pochi che durante la partita dell'Italia sarà stato contento del risultato, insomma, è anche Io gli ho detto solo comprensibile. una cosa, di non azzardarsi a venire a vederla al circolo. No, dopo poi era impegnato, volevamo guardarla assieme, ma non. Bello questo 2 a mo' di 3, anche se non fa punti, ma colpita molto bene. Gualemi. Eccolo Berruti. È master o nazionale? Master, no? Master, sì. Bello questo giro smorzato, altra ciliegia ed è la quarta dall'inizio del match. Ma che non è facile fare 4 volte il rosso da solo, eh? Ha giocato la stretta, Andrea. Ha giocato il 2 largo per poi farla rientrare di terza passata. Era una steccata delicata, non era una botta. L'ha presa troppo grossa. Gioca al pallino, Matteo. 3 punti. Bello questo Che traversino, porzione. bello! 6 punti di qualità assoluta, stupendo! Che traversino, ragazzi, in finezza. Bella anche questa. 2 punti di Garuffetta. Sponde biglia per quarta. Quarta peraltro il campione uscente, perché lui che
l'anno scorso ha vinto il titolo, no? Sì. C'ha un gilet tappezzato di titoli. La spilletta sulla sinistra è quella della CEB, campionato europeo, quella in parte è del UMB mondiale e lo scudetto della Fibis, come tu hai detto, appunto, è il detentore del titolo. Bello questo giro a risalire di Gualemi, ottima la conduzione della bianca. Anche Gualemi ha lo scudetto del titolo, perché l'anno scorso vinse proprio a San Vincent il titolo dei nazionali con, in finale con Carlo Cifalà. Altro traversino in porzione minima. Punto palla. Perfetto. Ma di più, Claudio, di più. Solo chi gioca a biliardo può capire la difficoltà di questi tiri. È entrato. E poi anche la forza non è buona. Però sulla raddrizzata c'è il pallino. Sì. Voglio vedere cosa sceglie qua Andrea. A meno che non vada sul pieno ad allargarla d'effetto. Per me cambia tiro. Tre sponde? Sì. Di quelli bello, da centralizzare. Bello, bello, ah, bello. 8 punti e si porta a 21 contro i 19 di Matteo. Vede palla anche Matteo, vediamo. Giro, smorzato. Bello anche questo, 4 sì. Punti. Bello, ma non buonissima. Bellissimo. La conduzione della sua, si è alzato troppo. Mezza gadufa per Andrea. Bravo. C'è. Quarto. Che media punti. Che stanno tenendo. Sono due giocatori che non avrebbero avuto bisogno del timer là in fondo. Vedono subito il tiro. Sì, 7-8 secondi è la media. Garuffa per quarta. Divide. È una bella divisione questa. È una bella divisione, oltretutto c'è quel pallino che dà noia sul due sponde di tutto taglio. Dovrà giocarlo senza taglio, il che è più difficile. Non si fida a giocarlo di misura. Bello anche questo tre sponde. E 8 e 4, 12. Archivio. Ragazzi, 12 punti su un tiro a tutto biliardo, così unico punto palla. 12 sono una montagna, Unico punto palla, Claudio, lì, Non c'era tanto da sbagliare. O quella o niente. Ehi là, e 12 di risposta di mezza parabola, questo qui lo mandiamo in archivio, questo lo mettiamo in archivio perché insomma è un tiro che ha una complicazione notevole, lui non la vedeva, è andato a prenderla con una parabolina dolce, grande tiro.
tre sponde e stavolta è largo. Sul tre sponde il pallino potrebbe non esserci, però sai. Gioca solo la divisione. No, ho giocato il 3, però era un tiro non facile. Vediamo se gioca sponde biglia. Sì, sponde biglia ad allungare verso il pallino. Questo è un tiro intelligentissimo. Bravo Andrea. Bello, bello, bello. Bello per come l'ha concepito. Gancio. Di leggera parabola. Alza un attimo la stecca. L'ha presa bene. Serviva ancora un po' più d'effetto. Giro 1, 5 sponde per andare a quarta. Controllo della sua, 4 punti. Sui gironi quarta è in assoluto il più bravo che c'è. Sì. Sui gironi sì. Io non ho mai visto una media così alta sui gironi. Angolo. L'ha giocato trattenuto, hai visto? Sì. L'ha giocato a restare di là con la sua. Di massimo taglio. 42 Gualemi, 41 quarta. Giro. Stavolta è stretto. Sponde palla difensivo. Ha resistito alla tentazione dello striscione. Sì. C'era e anche con pallini in arrivo, però era troppo lontano, avrebbe dovuto prendere un rischio troppo grosso. Vede palla Andrea. Altro girone. Prima ha fatto i quattro stretti, adesso i due larghi. Beh, c'è anche un motivo. Il pallino dà un po' fastidio lì in quella posizione, ha preferito star sul largo. Traversino e pallino ha giocato. Il 4 lo fa. 46 Gualemi, 43 quarta. Primo set vinto da quarta. Gioca a scappare con la sua, il pallino da 3. Effetto buono, vediamo la forza. Ricolla. Bella. Bella, sì. 4 punti. E ottima misura, oltre che direzione.
50 Gualemi, 46 quarta. Tre sponde di calcio sul largo per Andrea Quarta. Tiro chiave del set. Sembra stretta. Stretta. La forza era proprio di misura, ma il tiro è stretto. Vediamo se giocherà striscio o giro. Ci stanno tutte e due. Striscio sceglie leggermente 8, oltre. attenzione, 8. E c'è, E c'è, c'è. chiude Gualemi. Era 50 e con gli 11 punti va a 61. Che bella partita anche questa. Insomma, Due grandi credo che giocatori. le presentazioni non fossero esagerate quando li ho definiti come insomma, i due giovani più forti che ci siano adesso. Sicuramente. Perché Aniello è di poco, ma più vecchio di loro due. Esatto. Pallino che obbliga Andrea ad andare di effetto buono sulla lunga, entrare il 2 a mo' di 3 e Guarda, guarda. guarda che bella. Ciliegia sul 2 a mo' di Ciliegia 2 a 3. mo' di 3. Fantastico. Archivio, archivio. Poi facciamo anche un bel montaggio, eh? Tiro per tiro, ve li faremo rivedere tutti. La mia personalissima classifica di quello che si è visto finora. Al primo posto metto sempre il 5 sponde di maggio di calcio con Steola. Perché quello è proprio inedito, secondo me. Sponda e palla difensivo, giocato da Andrea con leggero effetto tenere. Ma stavolta non difende. Alza la stecca, Gualemi, giocherà un tre sponde smorzato. Bravo. Quattro punti e risale. Ha giocato proprio così. Un po' più forte si sarebbe incollato al pallino. Sponda e palla, due punti per Andrea Quarta e si porta a 12 contro i 4 di Matteo Gualemi. Rimpallo favorevole perché trova una difesa. Bricolla. Bravo Andrea. 4 Quarto. punti ancora. Caro Claudio, ti tocca stasera, eh? Stasera ti tocca, siamo in diretta, finiremo piuttosto tardi. Una pizza Saint Vincent, bisogna che ce la giochiamo. Tieniti uno, io mi tengo l'altro, perché insomma. Mi mette in imbarazzo, eh? Ma non Scelgo tanto io. per scegliere, perché sono tutti e due ragazzi che meritano. Vabbè, dai, una pizza possiamo Sì, no, anche. la pizza non è lì, non è che mi imbarazzi, mi imbarazza dire un nome tra questi due ragazzi che. Scegli tu e vado a dire che. Quattro punti per Andrea. Scelgo il cannibale. Va.
Ok. Punti e va a 12 Gualemi, però stavolta il pallino non l'ha aiutato. E qui quarta può allungare nuovamente. Due, due, quattro, rimpallo, attenzione, ha rischiato una bevuta colossale. 7 punti e si porta così a 27 di Matteo Gualemi. 2 c'è, 2, 2, 4. Ma un po' di nervo. Tantino che serviva per 2 sponde di calcio. leggero effetto a sinistra. Entrare. E qui Gualemi assia sponde a sua scelta. Buona la forza. Garuffa. Io ogni tanto, Claudio, di traiettorie, ma non talmente veloci questi due ragazzi. Sono già sul tiro, ma non si fa in tempo. Un bel biliardo, eh. Questa velocità con questo chapeau a tutti. Angolo stretta, pagherà. Non l'ha presa bene, C'è stato ma di una larga. Questo è il problema. Allora ha rimpallato. 8 punti di fisso. Sì, stavo guardando solo quello. E poi mi dicono che i facili se li giochi a buttare giù, se è facile. Guarda che roba. Aspetta. Questo, guarda come ne è uscito. E qui può giocare o lo steo o il raddrizzo. A sua. Gioca lo striscio per i 7 sponde in caso di E va sulla ciliegia. ciliegia ancora. 5 a 16. Pieno Gualemi. E non glielo fa. Terno, 2 punti. Sponde. Per i punti. A tutto biliardo, ragazzi. Che bel braccio che ha Gualemi. Impostato, e ha giocato. Dove è il Ma pallino? certo, Quindi ha per scelto dirlo. giusto. Però la difficoltà del giro è triplo. 22. Angolo. Ma non c'è stata una distribuzione delle due biglie. Il 2 è saltato sicuro. Arriva pallino. Questo tiro che è quarta, il quale andrà di una sponda. Quattro otto. Tiro dove non ci sta. Da questo set, niente da fare. È una formalità per quarta chiudere. Chiude di pallino, 60, 20, 7 a senso unico. Prenza delle BTP. Andare cambia, sai. Per Come scambia? fare un. Sarebbe passato maggio. Col regolamento BTP. Invece ha vinto Belluta.
Maggio 3 a 2 e invece ha perso 4 a 3. C'era su. Mezza parabola su questa gaduffa. Ai ai ai, Gualemi, non si è difeso. 11. Se sbagli lui ti punisce, c'è poco. Sponda. Sponde biglia. Col papillon. Gualemi poi ha un dato viola per la sua Firenze. La sua Firenze, esatto. Tre sponde di calcio. Ottima difesa. E vediamo se taglio. Due a scendere. Mi piacerebbe sapere, io un giorno o l'altro glielo chiedo il sistema che utilizza su queste biglie qua, che è sempre dette biglie. O grosse o larghe o strette, mai giuste. Girone, bello questo tiro. No, mezzo, un quarto di secolo fa. Giorgio Colombo, a un mondiale, fece un tiro così. Traversato il cappello da prete. Bravo, angolo traversato, bravo Auro. Questo è un fianchetto classico, vedi, quando la biglia è vicina a sponda, proprio la affianchi e la indirizzi morbidamente verso i birilli. Parabola a tutto biliardo. No, è entrato troppo, brutto errore questo. Ha avuto un attimo di esitazione, si è rialzato, non era convinto del tiro, e poi si è messo giù e ha fatto una cosa completamente sbagliata. Angolo per Andrea. Di misura. Dietro l'addosso. Disarmante. 10. Sì, ciliegione. Questo butterebbe giù un torello proprio. Di quelli belli.
Non c'è, quindi non è proprio così. Io non ho mai né sentito né dato un nome, ma sì, dai, gancio traversinato sta male. Gancio traversato. Una volta un signore a San Vincent mi fece 60 con un tiro così, al Gran Premio. Tiziana. Sì, con una forza completamente sbagliata, 60 di misura. Era un anno in cui i biliardi, ricordo, in cui le biglie non si fermavano mai. Non so Molto che cosa veloce. avessero montato, ma era proprio un palazzo del ghiaccio. Ha giocato il filotto di prima, Gualemi. Giocherà il 2 sponde di calcio senza effetto. Striscio di calcio. Leggermente largo il tiro. E qui Gualemi potrebbe giocare un giro passante, che è un tiro anche molto bello da vedere. La presa grossa. Però ha distribuito bene le forze. Leggero rimpallo su questo gancio. Non difende, quarta possibilità per Gualemi di un tre sponde smorzato. Stretto. Questo è uno degli errori più brutti dall'inizio della partita. Perché qui poteva farne tanti e invece ne pagherà. Non so quanti, ma insomma, qui ci sta tutto, eh? Ci sta il filotto. Quando sei sotto così. Quarta non perdona. Tre passate e mezza di salita sotto il castello e guarda dove lo lascia. Colpitore che è. Sì, ma però, allora, bisogna spiegare. Di colpitori in Italia ce ne sono a decine. La meccanica e la steccata che fanno la differenza qua. Ma qui la differenza è farli quando conta. Vediamo se il pallino lo salva. No. E credo che quel pallino da 4 lì adesso sarà preda di quarta. Non so cosa si inventerà oltre al pallino, ma quel pallino lì non si può mollare. Potrebbe fare anche una carambola verso i birilli. Si è inventato giro e pallino. L'ha preso scarso. Però sostanzialmente la colpita grossa, un po' più scarsa, sarebbe andato in velocità su pallino, avrebbe fatto sia giro che dentiera di serpente.
angolo, 6 punti. Sì. 24-11 per quarta, quinto set. Bello, è bello, è bello. È esploso il castello. Un ordigno nel castello è entrato. Ha tutto biliardo, guarda la sua come l'ha portata. Eh beh, insomma, ragazzi. A questo gioco qui, se fai il facile, non perdi da nessuno. Però va fatto quando conta. Non credo che abbia difeso, però il traversino è difficile perché la bianca è molto vicina a sponda lunga. Sei punti e va a 40. Vediamo cosa sceglierà, se striscio o giro. Gioca lo striscio. E l'ha tagliato leggermente ed è finita larga. 2 punti. 13 a 40. Intanto il dottor Sarto della direzione di gara ci porta un risultato interessante riguardo alla gara del campionato italiano categoria Master. Si è appena qualificato il primo finalista ed è il milanese Davide Di Santo. Quindi gradito ritorno ai vertici per Davide, siamo contenti per lui e domani, in tarda serata, vi faremo vedere in diretta, rigorosamente in diretta, la finale dei Master. Quindi uno è Di Santo ed è già qualificato e andrà a sfidare il vincente del match tra Spagna e Di Renzo. Se questa partita dovesse finire nel tempo a nostra disposizione, ve lo comunicheremo. Però Di Santo è il primo finalista. Bravo Davide. Errore. No, l'ha lasciata. Sì. Di poco, di pochissimo, ma l'ha lasciata. D'altronde lui ha giocato il pelo e il pallino da 4. Ci può anche stare di sbagliar biglia. Tenti un tiro difficile, sai che è un tiro difficile e si può anche sbagliare. Lui non ha giocato a colpire biglia, lui ha giocato a prenderne un quartino. Otto. Si porta a 50, Andrea. Questo set mi sa che non lo salvano più Gualemi. Di sicuro quarta non gli dà una mano, il rimpallo di prima non lo fa più. Sponda palla, bello. Bravo Gualemi, ma è tardi. 50-17 non si vince con quarta. Dovrebbe succedere qualcosa di clamoroso che non è nemmeno prevedibile. Girone, è bello, è a tutto biliardo ed era tanto difficile questo tiro. Era tanto difficile. 54-17.
Giro stretto e qua c'è la possibilità di chiusura. Qui quarta chiude. Non sbaglia questo, non lo sbaglia di sicuro. Giù tutto. Giù tutto. 60-17. Allora, il terzo e il quinto set non hanno avuto storia. 60-22, 60-17. O meglio, una storia a senso A senso unico. unico, sì, mentre gli altri. Gli altri, il più sportivamente drammatico e anche divertente nello stesso tempo, è stato il quarto, eh? Sì, quello terminato Eh sì, 60-53. con quel girone passante meraviglioso di Gualemmi, il gancio Sì. di quarta, poi l'erroraccio di quarta, è stato bello quello lì. E adesso vediamo un po' come va a finire. Se dovesse arrivare quarta ai 60, sarebbe finita qui. Viceversa, si andrebbe anche in questo caso al settimo set. Entra tanto Matteo con questo 2 a mo' di 3, effetto buono, e Andrea vede biglia. Ciliegina, 10 punti. Con un giro scorrente a batte d'osso. Garuffa. Garuffa per Andrea. Filo corta. Due sponde per Gualemi. Bello. Bravo Matteo. Tre sponde di calcio per quarta. Mi sembra larga. Vediamo, È giusta. vediamo. La giocata con pochissimo taglio, sai? Se l'avesse giocata con un taglio più sostenuto, per come ha battuto, sarebbe finita larga. Invece, come il grande Giovanni Silla, lui giocava le tre sponde sul largo praticamente senza taglio. Così ha fatto quarta adesso. Giro rovesciato da 8. Che roba, che livello, ragazzi. 14 pari. Bello anche questo. Due punti di qualità. Giocherà un due sponde veloci, Gualemi. Più che altro per il pallino da 4, secondo me. No, ha giocato lo sponde biglia tradizionale. Due Bene, punti in bravo. arca, bene, giocata Bello, bene. bello. Pensavo giocasse a sfacciarla, invece ha giocato proprio lo sponde biglia.
Prese e ripresa. Pizzicata davanti, trova copertura. Due sponde di calcio. La gioca a scendere. Bravo. Bravo. 8. 8. 8 e Stevola. 8 e difesa di Pallino. Rivediamo. E poi consegniamo agli archivi anche questo tiro. Due punti anche per Andrea Quarta. 24-18. Garuffa. Bella, è bella anche questa, guarda come gioca Qualemi. È la pizzica giusta, ha rischiato molto ma ha preso quella porzione necessaria per lasciare le biglie in difesa. E che difesa? Va di Gaduffa. Sì. Questa volta è anche corto. D'altronde la presa scarsa, non c'era la forza necessaria. Qui Quarta gli piazza un bel deca. Vediamo, due sono pochi, 2, 2, 4, ma sono pochi lo stesso, qui bisogna farne 10. Era un tiro facile questo. Guarda, di tutto taglio di misura. Ciliegia ancora. Allora, questo è un capolavoro e non si discute, però gliel'ha fatta pagare, nel senso che Quarta non doveva sbagliare il traversino di prima. Sì. La marca del pieno. Sì. Entra poco Andrea, forse c'era il birillo sulla traiettoria. Stretto il giro. Stretto, stretto. Vediamo se la forza è corretta o se è uscito. È già la seconda volta che sbaglia un giro così, Gualemi. Raddrizzata di prima. Quattro e tre sette ci sono. Vediamo se ottiene una difesa. No, no. È corto. Quaranta Gualemi, 29 Quarta. Giù il filotto. 10. Non ha condotto benissimo la sua, ma qui era troppo importante fare 10 e l'ha fatto. E si è portato in chiusura. Gio-
giocherà lo striscione con interferenza di... No, gioca il giro. Pensavo giocasse lo striscione perché c'era un pallino che lo avrebbe aiutato. La vede? Sì, sfaccio. Giù il filotto, vediamo, sì, rimpallo ma non pregiudica nulla e quindi si va alla settima, signori. Chiedo alla nostra Antonella se abbiamo l'obbligo pubblicitario o se possiamo aspettare ancora il set successivo. Ok, allora possiamo andare avanti rigorosamente in diretta. E così come è avvenuto con l'altro match tra Maggio e Belluta, anche tra Quarta e Gualemi, tutto si deciderà in un unico set ai 60 punti. L'ultimo. Quello che conta. Quanto pubblico, Scorza, Martinelli, David, Borroni, tutti i giocatori che stanno seguendo questi due ragazzi. Questa partita, guarda che questo è uno spettacolo vero. Certo. Io sono di parte, però a vedere giocare bene lo snooker, a vedere giocare bene i 5 birilli, per me non c'è paragone. Insomma. È un'altra cosa. Qui c'è... c'è uno stillicidio continuo, si fa un tiro a testa, quando l'avversario ti fa un capolavoro poi tocca a te, là puoi restare seduto anche 5 minuti su una sedia, se indovini la serie poi vai avanti, ma è un'altra cosa, è un'altra cultura. Ripeto, sono di parte ma per me non c'è paragone. E a chi lo dici, Avro? Non la vedeva tutta. Ha voluto giocarlo lo stesso, secondo me è andato a cercarlo anche con un po' di parabola, sai, questo giro qui. Non la vedeva tutta. Sul filotto di seconda c'era il pallino. Non so se l'abbia giocato di prima e la presa grossa, questo non lo so, lo sa solo lui. Traversino. Ma ancora 10. Sì. Ma ancora 10. Un'altra ciliegia. Va bene che siamo in stagione, ma ragazzi, qui sono a marene tutti i colpi, eh. Gioca l'appoggio Andrea. Polunga. Striscio di mezzo colpo. C'è. Importante il pallino da 4. Quarta, 4. E qui un altro 3 sponde. Vediamo come lo giocherà. Se a risalire o se morbido a parificare sulla lunga. Lo gioca a risalire. Vediamo se arriva ancora qualcosa. Sì. Non sono arrivati i punti, ma è arrivata una bella difesa.
pallino. È un altro pallino pesantuccio. Però rimane sotto. Ho capito, ma tra farlo e non farlo c'è la sua differenza. Due volte in difficoltà, quarta è uscito con due pallini, non è male, eh? Qui ha giocato pallino da 4. Vedi? Brutto, doppio bersaglio. Qui è un... Attenzione, attenzione, perché qui quarta gliene può fare tanti. Bravo, ha una passata, bravo. Pallino da 4 c'è e Di Castello ne marca 2. Bravo, era giusto giocarlo così. 22-17, vedi? È tutto ancora in equilibrio, nonostante sembra che finora abbia fatto tutto Gualemi, niente quarta. Non è così. Quei due pallini, vedrai che sono importanti. E qui i punti non ci stanno, credo che giocherà una smezzata quarta. Corto, sì. Mi sa di sì. Beh, più che corto, direi la presa grossa. Bravo! 8 punti Gualemi, va a 30 contro i 17 di Andrea. Traversino di seconda da arrivare, bravo Andrea, bravo. Questo è un ricamo fatto a quest'ora della partita, è un ricamo. Dovrebbe difendere. Forza è molto buona. Due sponde per Andrea. Bricolla sul largo a dividere. Buona. Questa l'ha giocata proprio così Claudio. Non ha giocato i punti, ha giocato solo la smezzata. Si è visto chiaramente da come è impresso l'effetto. La gioca di calcio di effetto buono. Bravo Matteo. Bella. Pallino da 3. Bella anche questa soluzione, bella. Steccone per Andrea. E rastrello. Bello, 4 punti e conduzione perfetta. C'è bello anche questo tiro. Non sono due attrezzi facili, il rastrello e lo steccone. Di taglio buono. Sì.
Mitra. Vediamo se il pallino lo aiuta. Intanto l'ha marcato il pallino, però non so se la veda, cioè vederla la vede, ma non so se la vede da filotto. Sì, la vedeva e adesso è passato in vantaggio Andrea di un punto. Filotto terribile questo, è passato a un capello dal birillo. Un coraggio da leone ci voleva giocare quel filotto lì. E ha giocato il pallino da tre. Ha giocato il pallino, ma l'ha presa grossa e ha rimpallato. Calcio, guarda, guarda che roba. 8 punti. Se avesse fatto gli 8 esterni sarebbe andato dietro il pallino. Sono certe partite che è un peccato non possano finire pari, eh? Sì. Questa è una di quelle. Qui la vede. Due, due, quattro ci sono. No. È ancora giocabile, eh? Avesse fatto 10 sarebbero stati problemi per Gualemi. Invece con 4 punti ancora se la può giocare. Cerca l'angolo di misura. 4 punti. È passato un nulla dal pallino. 49 a 40. Bravo, quarta comunque, eh? Anche questo è un tiro delicato. Bravo. Gioca la stella anche Matteo, sì. Bravo anche lui. Bellissimo. Bellissimo anche questo tiro. E qui quarta dovrà accostare. Punti non ce ne stanno. L'ideale sarebbe incastrarsi tra la sponda e la biglia. E qui vediamo cosa si inventa Gualemi. Se vuol giocare il traversino deve alzare la stecca. Se invece si accontenta dello striscio può lasciar lì la sua e far fare il due sponde alla gialla. Magari per il pallino lì in fondo. È un bel tiro anche questo. Sì, il controllo della sua. È il controllo della bianca, hai capito? Quello, la bellezza è quella lì. Gioca a scappare con la sua, cercare di metterla dietro al pallino, l'ha giocata. Ma non c'era la forza necessaria. A
punteggio invertito qui Gualemi giocherebbe senz'altro il pallino da 4. Giro smorzato ma è largo. Vediamo dove finisce la biglia. Un largo sano. L'uscita c'è però di tre sponde. L'uscita c'è. La goriziana non ci sarebbe, ma l'italiana c'è. Bravo Andrea. Non era facile uscire da qua. Ottima forza ancora. La vede? Non so se la veda da giro. La vedeva da giro stretto per il pallino. Bel tiro anche questo. Due sponde di calcio. Lisce. Allunga verso con la forza per andare fino al pallino. La scelta del tiro è giusta. E qui Gualemi ha un tre sponde, non semplice però, ce l'ha. L'ha giocato a fermarsi lì con la sua e a portare la gialla a colla. Scelta intelligente. Evidentemente non se la sentiva di giocarlo in garuffare. Il filotto non è facile. Potrebbe starci di seconda, ma va giocato morbido. Giro inglese, pallino da 4. Due punti. Due punticini ci sono. Aia. Forzato questo giro e pallino da 4. Ai ai ai. Ha cercato due bersagli. Vediamo un po'. Il girone ci sta. Il giro non lo so. Gioca girone 4, ma è stretto. Però va a 55. Con messa di pallino, però. E questa è la cosa che fa più male a Gualemi. La messa di pallino. Passare dietro lì è dura, eh.
rischia, vuol passare tra la sponda e il pallino. Vediamo se trova difesa. Signori, ne è uscito ancora con tre messa, più di così non poteva fare. Più di così non poteva fare, davvero. Tre sponde di calcio. Se fa il birillo rosso vince. Due bianchi non bastano. Vediamo se la forza è giusta. Attenzione. C'è. C'è. Grande! Di misura! Di misura! Di misura! Che partita! Che partita! Grande tutti e due. Stupenda, stupenda, stupenda. Claudio, lasciamo spazio ai protagonisti perché qui veramente abbiamo assistito a uno spettacolo degno di una finalissima di campionato italiano, se non di qualcosa ancora di più, insomma, meglio di così è difficile giocare. Hanno fatto qualcosa di bellissimo questi due ragazzi, tutti e due molto corretti, scelte di tiro precise. E quando finisce all'ultimo tiro così, insomma, cosa si può dire, Gualemi, quando finisce così? Quel pallino da tre di sfaccio con rimpallo è stato però pesante. L'ultimo giro è stato buttato via un'occasione troppo ghiotta. Quando mi ha lasciato il giro ero quasi sicuro di aver vinto. Purtroppo ho steccato un po' male. Secondo me c'è stato anche un leggero avvitamento delle bile e non è stato l'unico durante l'incontro. A quest'ora succede. Lo so, però magari era meglio se non succedeva proprio sul tiro. È stato quello decisivo. Guarda, peccato. Qua ne sei uscito benissimo con quel pallino da tre. Poi però Andrea ha fatto un tre sponde fantastico. Bisogna dire, riconoscere. Ho giocato a sprazzi. Ho fatto due set proprio dove non sono esistito. Chiaramente con lui, cioè, ci sta di arrivare a 10 o così, però non c'ero proprio mentalmente. E negli altri questo mi dispiace perché avevo l'occasione di andare avanti. Allora Antonella Rossi, con l'aiuto dei nostri tecnici, ha selezionato una serie di tiri bellissima. Tu avrai fatto 10 volte la ciliegia stasera. 10 volte. A maggior ragione sono dispiaciuto perché, insomma, i tiri si possono prendere bene, però quando cade sempre 10 vuol dire anche il tuo momento. Guarda, questo è un tre sponde rosso, sì, da solo. Poi l'hai fatto di traversino, l'hai fatto di girone. Di girone. Difficile. Non ho sfruttato il momento. Peccato perché c'è il rammarico. Guarda che bello anche questo gancio. Insomma, io credo che meglio di così a biliardo sia difficile giocare. Guarda che girone. A tutto biliardo. E quarta ti ha risposto con un gancio da 8. Vabbè. Matteo, sei dell'88, di anni no, davanti. No, ma io sono contentissimo, però insomma, a caldo così sono dispiaciuto. Mi rendo conto. Guarda, rosso da solo anche qui, se non ricordo male. Sì. Ne hai fatti una montagna, ma non sono bastati. No. Si proverà a farne un po' di più la prossima volta. Va bene, adesso grazie. Lasciamo spazio ad Andrea, che ha lottato davvero come un leone stasera. E non era facile. Io credo di capirne qualcosa di biliardo e a un certo punto la sofferenza era altissima da parte di tutti e due, anche se tu sei più abituato. No, non è il fatto di essere abituato, la sofferenza c'è, ma più che altro è perché sto venendo da certe situazioni. Mantova, ho perso un po' i miei fans, li ho un po', diciamo, delusi, ecco, tra virgolette. Però mi hanno fatto nello stesso modo tanto coraggio sulle votazioni, voto il campione, che mi hanno un po', diciamo, ecco, stuzzicato me stesso. Beh, io li ringrazio. Andrea, questo è l'appuntamento più importante della stagione, quindi sì. era giusto far bene qui o tentare di far bene qui. Certo, però io non posso dire, a me mi piace tentare di far bene a tutte le parti, ecco. Non potrei dire... Sai, l'ho presa più superficiale la partita di Mantova. Guarda che bel traversino hai fatto qui con due di pelissimo e pallino da 4. Ma avete fatto una serie di tiri eccezionale, veramente bella. Abbiamo giocato bene, secondo me Matteo
all'ultimo tiro per me io pensavo che potevo pagare anche partita, perché c'è il giro forte a pallino da 4 a ingaruffare, manca 14 a lui, pensavo che me la poteva chiudere. La stecca diventa 4 kg, no? 6,5. Però sono contenti. Come il tresponde che hai fatto, sei arrivato proprio lì, sì, eh? Sì, non ho tirato il misurissimo. Hai capito? Sì, certo, ma dico la verità, non ho tirato il misurissimo, ecco. Lì, infatti quando è partito ho detto forse non lì, ci arrivo. Guarda sto gancio, guarda sto gancio dopo aver subito un girone da 10. Ho sbagliato il giro in quella partita, nell'insicurezza. Quando eri impallato? Perché c'ho un 5 sponde da farlo stretto e il giro di passaggio, se passo lo faccio stretto anche il giro. Sono in una posizione strana, però... Vabbè, quarta, davvero i complimenti da parte di tutti noi e da tutti coloro che amano questo sport. Grazie, perché... saluto perché di sicuro mio fratello è insieme a mio compare, Desiré, Bar Gritti, Bar Donecchi e tutti i miei amici della sala dove mi guardano e tutti. E domani non giochi, venerdì sei Belluta, eh? Sei un po' la sua bestia nera, però bisogna stare attenti a Riccardo. No, io sono sempre attento, almeno domani mi riposo io, ecco. Bene, cari telespettatori, siamo davvero in chiusura. Oggi è stata una maratona di biliardo, ma domani sarà più o meno la stessa cosa. Appuntamento alle 14:10 in diretta, vi faremo vedere Aniello Scorza. Aniello è quello che quest'anno ha fatto più punti di tutti e dicono che sia il favorito, però sai... in una partita secca, anche se si va ai 7 set, i favoriti contano relativamente. Però non perdete, perché tra poco più di un'ora, un'ora e mezzo, sempre su questa rete, quindi mi riferisco a stanotte, ci sarà una bella partita del campionato nazionale tra Carlo Diomaiuta e Marco Lin. Vi anticipiamo che è una partita finita proprio anche lì sul filo di lana. Andiamo a vedere il tabellone e poi vi saluteremo. Eccolo qua. Allora, quarta ha battuto Gualemi 4-3, Belluta ha battuto Maggio 4-3, anche lì Maggio ha sbagliato la chiusura per vincere 4-2. Io ci tenevo, perché dico la verità, non per Riccardo, perché anche perché Maggio è un mio paesano. Poi quest'anno ti ha bastonato tante volte. Certo, ma non finisco mai di imparare. Io purtroppo non ho vergogna, anche perché non perdo con nessuno, ecco. L'italiana da Maggio si può perdere. Per me, io non avrei tirato forte. Il tiro l'ultimo di tiro, a lui manca 6, se si concentra a fare il 4 al massimo va a sbagliarla, 58. La butta esatto, giù. Esatto. Magari esatto. Ancora non perde, però l'euforia del Salento, magari ci avrei tirato anch'io. Bene, grazie a Claudio Bono, ad Antonella Rossi in regia. Chi ha vinto? Non si sa. Allora, c'è un finalista nella categoria Master che è Di Santo, l'altro uscirà tra Di Renzo e Spagna. Beh, due bei giocatori entrambi. Noi vi diamo la buonanotte, ma se vi piace il biliardo, tra un'ora e mezzo abbiamo partite da farvi vedere interessantissime. Saluti!